ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sapete che ogni tanto mi piace portare dei giochi da tavolo sul mio canale. Tra l'altro sono con Marika. Ciao ragazzi. Ci siamo ricongiunti. Oggi proveremo il gioco da tavolo del collegio. Non pensavo esistesse su internet, non pensavo esistesse nel mondo. Me l'ha linkato l'altro giorno su Amazon e l'ho subito comprato, ovviamente. Una cosa molto semplice, l'obiettivo del gioco è quello di prendere il diploma. Siamo nel collegio 1962. Vi spiego in brevissimo le regole. Questo qui, ragazzi, è il tabellone. Questi qui sono i nostri personaggi. Abbiamo diverse materie, tecnica e domestica, matematica, scienze. Poi abbiamo l'ufficio del preside, la biblioteca, geografia, storia e infine italiano. Questo qui è il dormitorio e questa, diciamo, è la sala comune che non verrà usata nel gioco. Come funziona, ragazzi? Ogni qualvolta che noi muoveremo la pedina andiamo ovviamente in un'aula d'esame. Quando capiteremo all'interno, ad esempio, dell'aula d'esame di italiano, gireremo questo, che ad esempio è il valore 6. Poi andiamo qui, prendiamo la domanda d'esame e dobbiamo andare a leggere quella con il numero 6. In questo caso, chi ha scritto i Malavoglia? Verga. Ha indovinato, come potete vedere, incredibile. Così via finché non facciamo l'esame di tutte le materie. Possiamo prendere anche la lode. In che modo? Quando, ad esempio, andiamo a leggere una domanda, possiamo rispondere in due modi. O direttamente, come ha fatto adesso Marika, dicendo direttamente verga, ha indovinato, quindi in questo caso prende la lode. Oppure possiamo leggere la domanda e anche le risposte. In questo caso non si prenderà la lode. Ovviamente si prenderà e si conseguirà l'esame. Abbiamo anche questi due libri. Questi libri cosa fanno, ragazzi? O possiamo rispondere due volte alla stessa domanda, oppure se in una qualsiasi aula, ragazzi, abbiamo i sorveglianti, perché i sorveglianti si possono muovere durante la partita. Se ad esempio andassi qui in matematica e io devo fare ad esempio l'esame di matematica, usando questa carta, questo libro, posso evitare appunto che i sorveglianti non mi permettono di fare l'esame. Ovviamente questo ne abbiamo limitati, ne abbiamo solo due all'inizio, non di più, però se capitiamo nella biblioteca ne possiamo droppare uno molto semplicemente. Detto questo, queste sono le regole, iniziamo. Quindi, ragazzi, iniziamo. Inizia il giocatore che ha l'età inferiore, Marika, in questo caso. Okay. All'inizio del match si distribuiscono 4 carte per ogni giocatore. Ovviamente si può giocare fino a 6 giocatori e un'età massima fino a 99 anni. A 100 anni, specificato tra l'altro. A 100 anni non potete giocare. Quindi, ogni turno noi dobbiamo scegliere una carta da schierare di movimento. Prima di iniziare dobbiamo metterci in una stanza che vogliamo, ricordiamo. Quindi io, ad esempio, muovo il mio personaggio nell'aula di italiano, perché mi va di fare l'esame di italiano. Io vado qua nell'aula di storia e geografia. Perfetto, quindi adesso scegliamo la nostra carta. Inizi tu, prego, giri la tua carta e faccio un avanzamento di 3. Di 3. Quindi dall'aula di storia e geografia è passata nell'aula di matematica e scienze. Quale esame vuole fare? Scienza o matematica? Esame di scienze. Prendiamo la carta di scienze, giriamo il voto, cioè sostanzialmente quanto vale l'esame che stiamo andando a fare, che in questo caso vale 8. Fra i ruminanti, i buoi prendono un nome particolare per via delle loro corna vuote. Quale? Non gli do le risposte perché potrebbe provare a prendere la lode. Allora, ripetimi una domanda. I buoi? Allora, fra i ruminanti, gli animali, i buoi prendono un nome particolare per via delle loro corna vuote. Quale? No, dimmi le alternative. Falchi, cavicorni o plenicorni? Cavicorni. Ha indovinato. Ma era ovvio. Ha indovinato. Quindi in questo caso si prende l'esame di scienze. Se lo metti in cassa, ma senza la lode. Io ho scelto di giocare la carta dei sorveglianti. In questo modo posso spostare i sorveglianti e metterli in qualsiasi punto. Visto che lei è qui, devo tentare di boicottarla in qualche modo. Quindi ho deciso di mettere, ad esempio, i sorveglianti di storia e geografia. In questo modo, più che altro cercherei di capire qual è la mia prossima mossa. Ovviamente, per non fargli fare l'esame, per fargli fare i meno esami possibili. Giustamente, e farla andare a rilento nel corso di studio. Vado dove voglio. Ok, perché c'è la carta movimento, che puoi andare effettivamente dove vuoi, ti puoi muovere liberamente nel tabellone. Ne vado nella parte domestica. Vi spieghiamo questa parte, ragazzi. Ci sono due materie, tecnica e domestica. I maschi devono rispondere alle domande di tecnica, le femmine alle domande di domestica. C'è così, del sessismo. Così. Ma noi ci dissociamo. Ma noi siamo negli anni 60. Noi ci dissociamo, quindi... La domanda di domestica vale 10, quindi sarà la domanda più difficile. Il latte condensato si usa diluendo una parte di latte in quante parti di acqua? No, io voglio le alternative. 3, 5, 8. Quindi 3 parti di acqua, 5 o 8 parti di acqua? Sì. 5.
Giusto? Arrindo. Mamma mia, ragazzi, mi prende il mio 10 in domestica. Sono una brava casalinga. Già, praticamente lei si è fatta zitta zitta due esami. Movimento, anche io ho scelto la carta, vai dove vuoi. Quindi voglio fare l'esame di tecnica. E me ne vengo qui, insieme a Maricuzza. Questo esame vale 8. Come vengono chiamate le punte che affondano facilmente nel legno senza produrre spaccature? Monica. No. Cristo Dio! Quindi in questo caso io potrei rispondere un'altra volta utilizzando un libro. Ma no! Non lo faccio. Vai, dove vai? Vado 2 e vado nella stanza di italiano. Ok, esame di italiano per Marika. Che vale 6. Quale poeta si diede in giovane età a uno studio così intenso che gli rovinò la salute? Matto disperatissimo, Leopardi. Era solo una sega! Ha già fatto 3 esami e con la lode, perché no, io ho letto le risposte e quindi si prende la lode. Vabbè, ma questo è perché sono fresca. Vieni. Di studi rispetto a te anche magari. Ma va su, va. Figa, avanzo di 3. Dove cazzo me ne vado? 3, dove ci sono i sorveglianti? Senti, vaffanculo, voglio rischiare un esame. Skip i sorveglianti e faccio l'esame di geografia. 8. Vale 8. Potresti saperla. Vai. Qual è il lago più vasto dell'America del Nord? Ma che cazzo ne so, scusi. Dammi le risposte. Allora, Superiore, Michigan, Ontario. Michigan. No. Porca No, già un libro l'ho usato per i sorveglianti, non uso l'altro. Yeah. Raga, sono una sega, ma vi giuro che nella partita di prova non ero così una merda. Avanzi di 1. Non ho scelta. Vai, in scienze. Ma ci sono i sorveglianti, quindi anche tu che fai? Non faccio niente. Non li usi i libri, non li vuoi skippare? Provi no. L'esame? Va bene. No. Avanzo di 3. 1, 2 e 3. Me ne vado in matematica e scienze. Sceglierò scienze. Questo esame vale 6. Spero di riuscire. Come si chiama la roccia metamorfica usata per le lavagne? La roccia metamorfica? No, no, sì. Potrei rispondere e dire qualcosa e prendermi magari pure la lode. Ma voi le risposte. Ardesia, marmo cipollino, granito. Granito. No. Oh, ma come cazzo è possibile? Era l'ardesia. Ardesia. Ma l'ardesia è nera. Io ho giocato la carta, vado dove voglio. Vado in... Proviamo con italiano. Esame da 8. A quale declinazione della lingua italiana appartengono i nomi che al singolare terminano in E e al plurale terminano in I? La risposta è prima, seconda o terza declinazione. Declinazione. Terza. Bravo. Porco... Palesemente buttata a cavolo. Non è vero, non è vero. Perché terza? Quali sono le mie? Mi prendo la mia esame, mi sto zitta e me ne vado a casa. Non faccio domande, professoressa. Vabbè, io vado di 2 semplicemente per andare in biblioteca e tenermi questo bellissimo libretto. Che bucio di culo. Avanzo di 2. Quindi vado in sala del preside. Quando vai nel preside non fai niente. Prego Marika. Vai dove vuoi. Io vado dove voglio. Voglio andare. Vado più a fare matematica. La domanda più temuta. Vediamo quanto vale. 6. No, che culo. Peccato, volevo un voto più alto. Certo. Se vuole può rifiutare il voto, signorina. Quant'è la radice quadrata di 144? 77. Mi spieghi perché ha detto 77? mi spieghi come cazzo è arrivato a 77? È giusto? No. No, dammi le alternative. Non te le posso dare, usi il libro. No. Hai risposto no, a cazzo. Non lo voglio perché da 6, quindi non uso il libro. Qual è la risposta, però? 12. È perché tu lo sapevi? No, però 77, come cazzo fa a essere 77? No, ho fatto la metà, più o meno. Avanzo sempre di 2, quindi vado 1 e 2. Riprovo scienze, vaffa. Che vale 6. Allora, quale difetto della vista impedisce all'essere umano di vedere bene gli oggetti lontani? Mio, beh, porca 2 con la laurea pure, con la lode, vaffanculo, che la metto una lode in vita mia. La lode vale 2 punti, quindi il mio voto diventa in totale 8. Questo è un 18 politico in pratica. 18 politico, esattamente. Allora, io sposto i sorveglianti. Sì, prego, dove li metto? Sposto i sorveglianti e li metto qui. Perfettissimo, va benissimo, prego. Avanzo sempre i 2, quindi 1 e 2. Vado nel dormitorio. Nel dormitorio, visto che non ho più carte disponibili, sono un po' come Emily, ma più under. Però vado qui, ma l'esame già l'ho con 10, quindi boomer. Che me ne frega. Ah, esatto, giù non fai niente, non giustamente niente. Allora, io gioco questa carta. 1, te ne vai in dormitorio, Me ne vado qui e cambio la carta. Questa cosa del dormitorio che cambia le carte mi triggera. Ne cambio una, dai. Nel frattempo che lei sceglie le sue carte, io faccio il mio turno. Prego, prego. Vado dove voglio, quindi per andare dove voglio, ragazzi, io vado a fare l'esame di riprovo tecnica, no, perché ci sono i sorveglianti. A sto punto andiamo in geografia. Geografia. Che vale 8. Quale nazione africana si trova su una grande penisola che sporge verso l'oceano Indiano? Madagascar. No, ma io avrei detto pure Madagascar. Dio! Somalia. Cazzo, convinto fosse Madagascar. Io vado dove mi pare e piace. Prego, dottoressa. Ovvero qui. Cosa vuole fare? Voglio sostenere l'esame di geografia. Prego, che vale sempre 8. Ci penso io. Allora, le isole Azzorre e di Madeira si trovano in Africa. Si trovano. Si trova in Africa. Si trovano in Africa e fanno parte di quale stato? No.
azzorre e di Madeira. Vuole posare uno dei suoi tanti libricini e le dico, anche le risposte. Sì, dai, l'esame d'otto ci sta. Sì. Vai. No, dimmi le risposte. Ah, vuoi le risposte? Spagna, Portogallo o Francia? Ti trovano in Africa? Portogallo. Ovviamente, esclusione, se hai detto Spagna non poteva essere la Francia che è da banda. Sì, sì. Raga, gli mancano l'esame due esami. Gli manca l'esame di storia e l'esame di matematica. I classici. I classici esami che uno skippa sempre. Io ho scelto di spostare i sorveglianti. Gli manca l'esame di scienze. No, matematica. Io lo metto qua. Che carte di merda comunque che mi sono uscite. Davvero complimenti. Sì. Epilogando, io ho due esami dei quattro. Allora, io sposto i sorveglianti e li metto qui. Guardi i miei esami. Certo, devo capire. Ovviamente. Io mi sposto di uno e me ne vado alla preside e ma più under culo. Avanti di 3, 1, 2 e 3. Ok. E faccio matematica. E fa matematica. L'esame che vale 6. A parte quello equilatero, in quale tipo di triangolo mediana, altezza e bisettrice coincidono? Aspetta, mediana e altezza. Che? Oltre a quello equilatero. No. Vabbè ragazzi, avanzo di uno. La matematica è un po' un problema per tutti. Vado in biblioteca e mi prendo un libretto. Bella giocata. Fine turno. Prego, prego. Altro turno. Prego, prego. Parte mia. Raga, una cosa pazza. Mi sposto di uno e vado a fare l'esame di matematica. Sempre che vale 6. Spero che lo fai. Dai, me lo prendo io che ho fatto schifo, quindi me la collo. La somma di tutti gli angoli interni equivale a un angolo come? Giro, retto, piatto. La somma di tutti gli angoli interni equivale a un angolo come? Giro, retto, piatto. Giro. Com'è? Vuoi prenderlo? Sì. Giro, retto, piatto. Io testo giro. Retto. Piatto. Piatto, è mobiglia, proprio ancora. No, non te lo prendi. Ma ho giocato l'altra carta. Pare. Ma se ho finito i libri adesso va tutto a discapito mio. No, non penso tu lo possa fare questa cosa. A me non frega un cazzo. Ragazzi, giochiamo con l'anarchia, fammelo sapere. Me lo sono comprato sto voto di merda. Allora, io vado dove voglio, però vado a fare l'esame di storia, perché mi va di fare una brutta figura davanti a tutti voi. Esame di storia che vale 8 punti. Bello, l'8 mi è sempre piaciuto. Allora, nel 1941 non so perché c'è una domanda, una parola in inglese. Oh, yeah. Churchill e Roosevelt strinsero mutua alleanza e mandarono ingenti aiuti a quale nazione? No ragazzi, non saprei, dico Polonia. No, vuoi provare? È da 8 ragazzi, ci sta. Proviamo Russia. Sì. Russia? Sì. Cioè ti manca solo un esame. Mi muovo dove voglio, vado a fare l'esame di geografia. Un bel 10? 10! In che anno? E già partiamo male. In che anno è stato scoperto Nettuno? Non lo so Nettuno. Il cringe che mi aspettavo. 1787. 1846. 1930. Allora, 1700 hai detto? Sì. 1700 io farei troppo addietro. Troppo. Cioè, fossimo che esistevano i telescopi, penso. Non lo so. La seconda qual era? 1846. 1930. 1846? Porco due, sì, cazzo. Vabbè, allora. Certo, logica. Giovanni, così si ragiona, figa. Bravo, dammi questo 10. Prego, prego, prego. 10 benedetto. Quindi, riepilogando, a me manca l'esame di storia e di tecnica. E a Marika manca solo l'esame di geografia. No, no. Di matematica. Di matematica. Vai. Vado. Questa che stai giocando adesso. Allora, io sposto i sorveglianti e li metto qui. Perché giustamente io adesso fare storia. Adesso fare storia. Vado dove voglio, vado in tecnica. Visto che i sorveglianti, okay, le mi ho mandati a cagare. Quale operazione si può evitare per ritardare l'essiccazione del fusto dopo l'abbattimento? Quale operazione si può evitare? La foratura, la scortecciatura, la segatura. La scortecciatura. Bravo. Porca ma raga, sono troppo forte. 8 di tecnica, c'ho una lode, c'ho un 10. Figa, volete vedere che siamo lì per lì, siamo lì per lì. Sì, sarà tipo quelli di decimi. Vai, mi manca solo l'esame di storia. Avanzo di 3. 1, 2. Figa, ci sono i sorveglianti e non ho libri, non posso fare niente. Predicted. Io avanzo di 1, mi prendo un libro. Non ci credo, che bucio. Posto e vado dove voglio, devo fare l'esame di matematica, mi manca l'ultimo, quindi facciamo questo esame. Che pare 6. Come viene detta anche la potenza con esponente 3? Cubica. Ragazzi, Marika si è finita tutte le materie, la partita volge al termine. Io non sono riuscito a diplomarmi, ovviamente. Lei intanto ha conseguito il diploma. Facciamo dobbiamo la somma. Procedere. Facciamo la somma dei conti. Esatto, ricordiamo che ogni lode vale 2 punti e ogni libro che ti è rimasto vale 2 punti. 40 punti.
Pari pari. Netti. 40 punti netti, contando la mia lode. Quindi ragazzi, Marika si è diplomata con 50. 56. 56, questo è il gioco del collegio, molto carino, non è una DD. Clementoni e Rai, se volete per favore pagarmi, visto tutta l'umiltà che vi faccio, non sarebbe male. Si è interrotta la registrazione, ragazzi. Dicevo, il gioco è molto divertente. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio il link in descrizione per comprare il gioco. Visto che la Rai non mi paga, ci guadagno sotto questo punto di vista. Scusate, ragazzi. Niente, ciao.